GF VIP 7, donna Maria in ospedale per accertamenti. Il padre ha dato tutto. I fan di Edoardo Donna Maria sono in apprensione a causa di una foto pubblicata dal papà. Il giovane è stato immortalato in ospedale. Nella didascalia, Vincenzo Donna Maria ha spiegato che va tutto bene e lo scatto è stato autorizzato da Edoardo. A quanto pare il giovane, dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP 7, è andato in ospedale per alcuni accertamenti medici. Per chi non avesse seguito la puntata dello scorso giovedì, è bene fare un passo indietro: Edoardo Donna Maria è stato squalificato a causa dell'atteggiamento non in linea con le nuove regole del programma. Domenica 12 marzo, sul profilo Twitter del papà di Edoardo Donna Maria è comparsa una foto in cui il figlio si trova steso su una lettiga. Vincenzo Donna Maria ha precisato che lo scatto è stato autorizzato dal figlio. Poi ha aggiunto: ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Dopo 6 mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP 7, il giovane volto di Forum probabilmente si è recato in ospedale per alcuni accertamenti medici. All'indirizzo di Edoardo Donna Maria sono arrivati moltissimi messaggi di sostegno. Un utente ha affermato: amore, mi manchi in quella casa. Un altro telespettatore delle reality show si è chiesto cosa fosse accaduto. Un altro utente ha chiosato: questa foto mi spaventa, ma se il papà di Edoardo dice che va tutto bene mi fido. Tra i vari utenti, c'è chi ne ha approfittato per inviare un augurio di pronta guarigione a Donna Maria. Un utente ha chiesto al papà di Edoardo di essere più chiaro sulle reali condizioni di salute del figlio. Secondo un fan di Donna Maria, un crollo può starci dopo lo stress accumulato all'interno del Grande Fratello VIP 7. Il giorno della squalifica di Edoardo Donna Maria, su Twitter l'utente Agent Beast ha riferito un presunto retroscena legato al dietro le quinte del programma. Stando a quanto si apprende, alcuni autori sarebbero stati messi in discussione, la psicologa da qualche settimana avrebbe lanciato dei segnali di allarme su due concorrenti. Ma gli autori, per portare avanti le dinamiche del gioco, avrebbero ignorato il tutto. I concorrenti arrivati al limite sembrerebbero essere proprio Daniele Dal Moro e Edoardo Donna Maria. In particolare, quest'ultimo, prima di essere espulso dalla casa, aveva più volte ribadito di essere arrivato al limite dal punto di vista fisico e mentale. Per questo motivo che l'ex concorrente potrebbe essersi recato in ospedale per una serie di accertamenti medici o semplicemente per un controllo di routine. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocan umane înspre cer și dau și o scară mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Jos pătesc cu jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda.